Oggi è 20 settembre. Il 19 ieri era, è successo ieri. Siamo in piazza Vittoria Locate. La signora Maestri vuole lanciare un messaggio a coloro che passano dalle parti del sito di locateviva.it per avvisare i cittadini per fatti che stanno accadendo in questi giorni. Cioè, ecco, se lo può spiegare? Ecco, io vorrei segnalare, mi appello a tutti i cittadini di una certa età del paese, perché succede che nelle case delle persone anziane, soprattutto, ci sono delle persone non qualificate o anche qualificate per a nome dei leni. Dell'Eni. Che offrono, così dicono loro, vantaggiosi contratti per l'erogazione del gas. E soprattutto si spaventano gli anziani che sono in casa soli e costringono quasi con inganno a firmare dei documenti senza visionare. Io lancio un appello alla popolazione di non aprire a nessuno, e anche se sono qualificati, se non solo se sono autorizzati dei figli maggiorenni, dei figli così, perché dopo si trovano delle sorprese e i figli si trovano magari a dover affrontare delle situazioni incresciose. Cittadini di Locate, vi raccomando, non aprite a nessuno, perché non siamo tutelate. Grazie. Quindi ribadiamo il fatto che queste persone vengono promuovendo dei nuovi contratti per i servizi dell'erogazione del gas e non mostrano il loro tesserino come identificazione. Quindi, o il gas o anche la luce, anche il telefono, qualsiasi. Quindi ribadiamo, invitiamo i cittadini, se non mostrano un tesserino e comunque se sono sole le persone anziane, hanno una... Purtroppo in paese non siamo tutelati da nessuno, specialmente da chi si dovrebbe tutelare. Ok, a posto. Ringraziamo la signora Maestri per questo avviso, appello utile ai cittadini.